signori, signore e signori, un attimo d'attenzione. Voi tutti conoscete il nostro ospite d'onore, il nostro deputato Jeff Johnson. È Vera Johnson, la sua bella e gentile consorte. E sapete tutti che Jeff si è completamente ripreso dopo i 3 bypass che gli sono stati messi. Non è un fiore? Non sono mai stato meglio. Ma prima di lasciare la parola all'onorevole, ringrazio i nostri vecchi amici, signor Zeke Bridges e signora, per averci ospitato in questa splendida casa. Grazie, Zeke. Grazie di cuore. Signore e signori, nei 20 anni che il nostro... I padroni di casa sono sempre indaffarati. Dicevo, nei 20 anni che l'onorevole Jefferson Davis Johnson è stato nostro rappresentante al congresso. Scusatevi, pardon. Ciao, Pete. Scusatemi. Perdon. Ciao, Malcolm. Un bourbon sour liscio con doppia scorza d'arancio, un gin liscio senza cipolline, 2 bicchieri di vino bianco e una Löwenbräu. Mi permetta di accenderle la sigaretta, me lo tiene per favore? Con quei capelli che fanno pandana ai suoi occhi, come faccio a resisterle? Vado, prendo i drink e torno. Non ci posso credere che tu sia Inga. Non sembri svedese. Sei diversa dalle foto che ho visto in televisione. Non era io quella di TV, ma ti giuro che era con me che ha parlato a telefono. Vuoi che te lo dimostri? Zic, tu mi hai detto che volevi che io venissi a legarti le mani e i piedi e ti picchiassi. Ma no, Inga, quelle erano chiacchiere al telefono. Non immaginavo che mi piombassi in casa. Tu te ne devi andare di qua. Ma tu hai detto a me che volevate morire. Ha detto precipitarmi qui subito e io sono arrivata. No, adesso no, per favore. Non si preoccupi, ci sono io. Tu, borsa a terra e mani in alto. Svelta! Sergente Brown, buon costume. Operazione in borghese. Lo so chi sei, brutto porco. Stai zitta, sei in arresto. Mio Dio, ma che sta succedendo qui? Lei è stato preso di mira da una banda di truffatori. Ha fatto una telefonata al centralino di ragazze di tutte le nazioni, 190 linea bollente, giusto? Ha chiesto l'addebito sulla carta di credito perché non voleva che sua moglie se ne accorgesse, giusto? Mossa avventata. Quelli hanno usato la carta di credito per scoprire tutto quello che era umanamente possibile scoprire sul suo conto. Il loro metodo: aspettano che la vittima di un ricevimento sia disposta a sborsare un mucchio di soldi per non essere messa in imbarazzo. Imbarazzo? Figlio di puttana! Altro che imbarazzo, sono imbufalito! Qui c'è almeno un centinaio di amici miei che hanno pagato $1,000 a testa per venire a prendere un drink con il deputato Johnson. Per non parlare del fatto che mia moglie probabilmente starà in giro a cercarmi. Questa è esattamente la base del loro disegno criminoso. Infatti, vedrà che da un momento all'altro si farà vivo un gigantesco sudamericano che proclamerà di essere... Inga! Che fa lei con mia sposa? Signor. Lascia, Alice. Amico, un rum e coca. Non far entrare nessuno, per favore, grazie. Ti ha toccato? Vado subito il tuo rum e coca. La signora lo beve con te. Però che passa? Oh, cagliate la bocca! Cagliate la bocca ora! Ora sì! L'ha capita adesso come volevano incastrarla? Ma a me non mi fregano. Lei è un cittadino coraggioso e so che verrà a testimoniare. Cosa? Sì, lei verrà a testimoniare. Io non posso testimoniare. Certo che può, ha fatto solo una telefonata erotica, sapesse quanti le fa. Voleva che lo legassi a letto e lo prendessi a scodisciate con un reggicalze bagnato. No, guardi che si sbaglia, ci figuri. Mi scusi, queste cose è meglio che restino fra la ragazza operatrice ed il pervertito. Io non voglio neanche sentirle. Voglio, papito, io tengo il nastro nel carro. 8 piste o cassetta? C'è lo vuoi sentire? No, la ringrazio. Signore, molto, ma non è il caso di... Stanno cercando di terrorizzarla, asserendo di avere una registrazione delle sue perversioni. E tu speri di intimidirlo? Tu non lo intimidisci per niente, lui verrà a testimoniare. Perché i suoi figli magari non lo sanno che è un pervertito, ma è sposato da 20 anni e sua moglie lo sa che è un pervertito. Sergente Brown, dovrei parlare un momentino con lei in privato, per favore. No, non posso lasciare gli indiziati abbandonati a se stessi. Beh, allora chiudiamoli nel gabinetto. Ok, coraggio, passare nel bagno. Coraggio, belli, muoversi. Avanti! Uno sbucciaccio, puerca vacca! Credo che tutti voi conosciate la mia consulente legislativa, Kimberly. Kimberly e tutto il mio brillante staff, così come me stesso, siamo a vostra disposizione 24 ore al giorno. Io sono fiero di essere vostro rappresentante a Washington e intendo continuare ad esserlo finché voi continuerete a mandarmici. La prego, sergente. Io sono presidente di una grossa compagnia di assicurazioni molto conservatrice. Lo so. Conosco il suo capitano, sergente Brown. Io l'aiuto a diventare tenente se mi toglie questa gente dalle palle senza fare chiasso. Signor Bridges, io la conosco questa gente. Ok? Se lei molla, quelli continuano a ricattarla. Va bene, quanto vorranno? Alla tariffa delle altre vittime le costerà $5,000. Ok. Volevo dire $5,000 a testa e sa... Ok. Però sono 4 i membri della banda. $20,000. Visto per questo, glielo dicevo, è meglio che venga a deporre. No, non posso.
Metta via il suo denaro, signore. Senta, il fatto è che non li ho tutti questi contanti. Qui ho solamente 12.000 dollari. Eh già, e sono in quattro nella banda. Aspetti un momento. Il mio Rolex. Oh, signor Bridges, no, la prego, lasci stare. Lo prenda, questo vale 10.000 dollari. Andiamo, signor Bridges, io non voglio il suo orologio e neanche il suo denaro. Poi quelli che se ne fanno di un orologio vogliono contare. Prenda questi soldi, prenda l'orologio, per favore. Li porti via di qua e si faccia dare quel nastro, la prego. Tutto questo è contrario ai miei principi. Complimenti. Salve, come piace. Ti piacere di... Ehi, come va il tuo ginocchio? Meglio, grazie. Sbirra! Ehi, ueco casino, muciato! Cabron! Tu mi mancherà, tesoro. Ma perché? Ma che fa? Perché mi chiude dentro? Devo prendere il nastro. Non voglio che lei gli dia i soldi finché io non avrò quel nastro in mano. Venga con me. Capitano! Oh, Cristo, come sono contento di vederla! Mi scusi per il ritardo, ho avuto un'emergenza. Lei conosce il sergente? Ma dove è andato? Il sergente Brown, buon costume. Non ce l'abbiamo, la buon costume. Non avete la... Figlio di puttana! Cameriere, dov'è il mio barbonzano? Ah, lei mi confuso con Karim, io sono già male, ha lasciato anche lei l'asciutto, io licenzio Karim. Karim, lei aspetti qui, non si muova, Karim! Dove entri, signora? Signora, assente, Karim! Olaf, sai, sto pensando di ritirarmi dal congresso. Non puoi farlo, Jeff. Hai promesso a tutta questa gente di ricandidarti. Quella era solo una promessa politica. Non sarei così ingenuo da crederci. Zeke, vieni qua. Senti un po'. Avete visto un cameriere passare di qua? No, Zeke, mi serve il tuo aiuto. Ehi! Ma che gli hai preso a Zeke? Che ne so. Senti, Jeff, il tuo è il più bel lavoro del mondo, lo sai, no? Puoi andare a caccia, a pesca, a sciare, a giocare a golf nei posti migliori, dicendo che quelle sono tutte missioni parlamentari. Jeff? Non c'è afrodisiaco più forte del potere. Che c'è? Ti sei stancato di avere le femmine più belle e intelligenti del paese? Ah, io non mi ci diverto più al congresso, Olaf. E tutti quei benefici tra un po' verranno aboliti. Sono tutte rogne. Chi me lo fa fare? La vita è troppo breve. Sì, sì, ma senti, Jeff, non puoi ritirarti. Ma se mi ritiro quest'anno mi restano in tasca 1.300.000 dollari di fondi avanzati dalla precedente campagna. Questo è un trucchetto che conoscono in pochi. E va bene, Jeff, ho capito. Vieni qua. Ci sarebbe una piccola società di informatica che sta per decollare alla grande. Tu devi solo investirci qualche migliaio di dollari e ti metti in tasca 500.000 di dollari facili facili. E questo è solo l'aperitivo. Eh? Se la metti così, allora immagino che sia mio dovere continuare a lavorare al servizio della comunità. Certo. Sei la fine del mondo. Ma allora io ho proprio sbagliato mestiere. Figlio di puttana! Allora? Ah, figlio di puttana! Sì! Ragazzi! Oddio, mi è venuto un crampo, Oh, no, Kimberly, no, Kimberly, non ti fermare ancora, ancora. Oh, sì, oh, Kimberly. Oh, vai, dai, ancora. Oddio, oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ho avuto il grande onore di lavorare con Jeff Johnson al congresso per tutta una generazione. Nessuno è stato miglior legislatore o miglior marito. Sentiremo la sua mancanza. Ma grazie al cielo la sua dipartita è stata placida. È morto un servitore del popolo che lavorava duro a notte alta alla sua scrivania. Grazie. Vera. Sì. Ti devo dire due parole. Mi scusi. Entriamo. Dunque, io so bene che sei ancora sconvolta per la morte di Jeff, ma dobbiamo parlare del suo seggio. Davvero?
A me piacerebbe che annunciassi la tua candidatura al congresso. Col tuo nome non puoi perdere. Per la moglie di Jeff Johnson sarebbe una passeggiata. Dick, ho fatto la moglie a Washington per 20 anni. E le stronzate che ho sentito mi bastano finché campo. L'aiuterei io. Sono pronta a restare in ufficio giorno e notte. Oh, ne sono sicura, mia cara. Ma non credo che le darei le stesse soddisfazioni professionali che le dava Jeff. Ma che male ho fatto per meritarmi un nipote ladro? Ehi, frena, no, i ladri rubano e io truffo, capito? È diverso. Io sono un artista, un vero artista del raggiro. Ehi, guarda, quello è il nostro. Ehi. Io sono Inga, sono arrivata qui di Svezia. E mi sento, tanto sola. Ho bisogno di un uomo e anche mie amichette. Maria, la mia amica dal sangue caliente. Babette, la gattina parisienne e tante altre. Spero che ti prenda un crampo a forza di stare così. Aspettiamo tutte le Spero che ti si blocchino i muscoli delle labbra. Chiama le ragazze di tutte le nazioni. Numero 1-900-555 NATO. Che cosa tu dici del mio accento, nonnetta? Ehi. Grazie di aver chiamato le ragazze di tutte le nazioni qui il centralino. Se volete una calda gattina selvaggia italiana, premere 1. Vai. Per una ragazza pompon americana, premere 2. Vai. Per una ubertosa dea dell'amore svedese, premere 3. Vai. Un altro cliente per Inga. Non andare a parlare con quell'uomo. Salve. Qui parla Ink. Oh, salve, Paul, tu come stai? Dimmi, Paul, tu hai la Mastercard? Se non la smetti, quel telefono lo butto nel cesso e tiro la catena. No, Paul, chiama più tardi tu, prego. Ma che ti prende? Io con questo lavoro ci canto. Non solo sei un truffatore, ma ti fai aiutare da tua cugina a dire tutte quelle porcherie. Vergognati. Che c'è, sei arrabbiata perché non puoi far vedere le foto del tuo bravo nipotino alle tue amiche? Ci mancherebbe. Guarda, con queste povere mani artritiche che cosa ho fatto. Oh, che hai da fare? Oh, che c'entra quel Jefferson? Perché continui a usare il mio secondo nome? Dà tanto l'idea di un ballerino di tip-tap. È il nome di un nostro presidente, Thomas. Io sono fiera del nome che porto. Sono Ned Grable, vicepresidente e direttore generale della WFL. Noi pensiamo che la moglie di Jeff Johnson abbia fatto la cosa giusta a non candidarsi al seggio parlamentare che è stato lasciato vacante dal suo defunto marito. Jeff Johnson potrà ancora essere un nome magico, ma ci vorrà qualcosa di più della magia di un nome noto per risolvere tutti i nostri problemi. Sono Ned Grable. Un nome noto. Oddio, che stupidaggine. La gente dovrebbe essere proprio tonta a dare il suo voto a qualcuno solo perché si chiama Johnson. Mi ricordo che una volta in Georgia si scoprì che avevano eletto perfino un morto. C'era ancora il suo nome sulla scheda elettorale. E siccome la gente era abituata a votare per lui... Ok, bye bye. Bene, amici, sono venuto qui per parlarvi di una città le cui strade sono tutte pavimentate d'oro. Sono qui per parlarvi di una città dove i merli ti invitano a cena anche dopo che l'hai fregati. Sono qui per parlarvi di un posto dove quando finiscono i soldi ne stampano un altro po'. In quella città una volta uno spacciò 900 assegni a vuoto e non si fece neanche un giorno di galera. Stai parlando di Las Vegas? Non è Las Vegas. No, tesoro, sta parlando di Washington DC. Io? Reggetevi forte. Io voglio candidarmi al congresso. Eh? Che cos'è, una barzelletta? Un'altra fregatura? Io non ti intendo. Senti, Van Dyke, sì. Tu ti ricordi di Willie Sutton? Sì, e come? Perfetto. E che rispose Willie Sutton quando gli chiesero perché svaligiava le banche? Perché là ci sono i contanti. Esatto. Washington DC. È là che ci sono i contanti. Sentite, io ho fatto un po' di ricerche, sono stato anche in biblioteca. No, non c'è niente da ridere. Voi lo sapete, un deputato quanto guadagna? Guadagna $130,000 l'anno. E questa è soltanto la paga base. Poi hanno tutta una serie di aiuti in denaro dai comitati di azione politica, ok? E ci sono i cosiddetti lobbisti. E questi lobbisti hanno solo uno scopo nella vita: comprare il tuo favore. Sì, ti comprano ed è perfettamente legale. È tutta una truffa colossale. E non c'è ragione che non ci riesca anche a noi. A noi chi, amico? A noi! Noi amici! Se io vengo eletto, devo avere uno staff, giusto? E ricevo un'indennità per lo staff di... Ecco, qua c'è scritto che, ecco, un deputato neoeletto riceve un'indennità staff di $537,000. Però... E se io rimedio tutta quella grana, io la spartisco con i miei amichetti e la mia amichetta. Sì, ma come fai a mettere le chiappe su un seggio del congresso? Ah, sì.
Dico, la gente perché dovrebbe votare per te? Non è che voteranno per me. Votano per un nome che conoscono già. Il deputato locale era Jeff Johnson. Il mio secondo nome è Jefferson e il cognome è Johnson. Si toglie il Thomas, si scorcia il Jefferson. Jeff Joe! Nessuno se ne accorge che il suo deputato è morto. Ma chi lo sa che Jeff è morto? È un deputato. Chi se ne accorge? Mi sono spiegato? Ora, se ottengo la candidatura come Jeff Johnson, nessuno si accorge di niente. Sì, ma come la ottieni la candidatura? Qui serve la vostra collaborazione. Amici, voi dovete... Voi dovete trovare 5.625 firme almeno. Oh, quando dici noi, c'è sempre la fregatura. E va bene, voi avete un piano migliore? Io sì. Allora, chi sono tutte queste volpi argentate? Che cos'è, un'associazione di pensionati? È un partito politico e hanno diritto a presentare uno di loro come candidato. Le hanno già le firme che servono. In che posso servire? Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo un appuntamento con la signora Rifkin. Bene. Volete parlare di politica? Coraggio. Volevamo sapere chi presenterete al congresso quest'anno. Ah, il solito agnello sacrificale. Probabilmente Silvia Roland. Le è morto da poco il marito. Ha bisogno di farsi nuovi amici. Perché? Signora Rifkin, vorrei candidarmi per la lista delle volpi argentate. Vede, io ho fiducia in voi e vi sono molto vicino. Vi ho tutti nel cuore. È quello che dice mio figlio, ma non telefona mai. Cosa le fa pensare che un gruppo di vecchietti appoggerebbe un uomo che non si è mai dovuto strappare un pelo dal naso? Perché io so che riuscirei a vincere. Ah, un repubblicano può vincere, un democratico può vincere. Una volpe argentata può solo ottenere un'affermazione simbolica. Signora Rifkin, se voi mi candidate nella lista delle volpi d'argento e se mi date il vostro appoggio... Wenn mein Großmutter die Ode Ater war sie mein Großvater... Ma Gott hat niemandem gezwungen dumm zu sein. Che vi siete detti? Ah, lei mi ha detto che se mia nonna avesse avuto le palle sarebbe stato mio nonno. E io le ho risposto che Dio non ha mai ordinato a nessuno di essere stupido. Dove diavolo hai imparato il tedesco? Io ho imparato da Morishev, bene, re di Ramino di Miami Beach. E se impara da lui, ho imparato anche che non è sempre necessario avere buone carte per vincere mano. Magari a Ramino non serve, ma in politica, giovanotto, ci vogliono i soldi per vincere. Ci vuole un nome per vincere. Io ce l'ho un nome. E che cosa sei, un atleta? Non canti mica la televisione, vero? Io mi chiamo Johnson. Jeff Johnson. Il nome a voi noto, eh? Jeff Johnson? Ma quello è un nome che anche i nostri arteriosclerotici ricordano benissimo. Non sono sicura di aver capito bene, professor Franklin. Lei ha dato la libera docenza con una tesi su mio marito? Sì, signora Johnson, suo marito era un uomo ammirevole. Ha fatto tanto per aiutare la mia gente. Ricordo quella volta che disse che l'assistenza è una droga dalla quale ci si deve assolutamente disintossicare. E a quei tempi io prendevo il sussidio e seguii il suo consiglio. Quelle parole mi aiutarono a farmi strada nella vita. È stata una rivelazione. Sì, beh, è vero, se si ha fiducia in sé stessi. Ed ero seduto tra il pubblico il giorno che, guardandoci fissi, disse: se voi, amici, alzate le vostre chiappe e uscite in strada in cerca di lavoro, magari l'America ridiventa un posto decente nel quale vivere. È stata una rivelazione. Eh sì, ma ha fatto alzare le chiappe, e adesso quella frase su un poster in casa mia la faccio leggere a tutti i miei parenti ed amici negri. Davvero? Sì. Ma è molto gentile da parte sua venire fin qui. Da dove viene? Dal Wilson Pickett State Teachers College. Ma io non sono qui solo per rendere omaggio a suo marito. Sono venuto qui perché suo marito merita di avere un archivio nel quale gli studenti studino e acquisiscano il suo retaggio. Ah, allora vuole i suoi documenti? Non solo i documenti. Vorrei poter avere tutto. Poster, manifesti, medaglie, bottoni, autoadesivi e tutto il materiale elettorale di cui può privarsi. Io capisco che lei sia attaccata a molte di queste vecchie cose e potrebbe volere... Se le prenda. Pardon? Sì, prenda tutto. Vuole anche le foto del matrimonio? Oh, non sarà necessario arrivare a tanto. Ah, meno male, così non dovrà andarsela a cercare nella spazzatura. Lei è piuttosto in forma per essere un professore. Si tiene in esercizio? Già, sì. E lei? Oh, anch'io. Homer, sei sicuro che non ti va di venire a Washington con noi? No, io devo badare alla bottega. Bye bye. Pronto? Chi? La Lega Donne Elettrici? No, il signor Johnson non assisterà al dibattito. No, mi dispiace, Betty, devo lasciare libera questa linea. Grazie.
Pronto? La Gazzetta. Non sono esaurite le foto del signor Johnson. No, mi dispiace. Ieri è stato operato al setto nasale, purtroppo. Sì, grazie. Pronto? Yar, Noinga. Date il vostro voto a Jeff Johnson, il buon vecchio Jeff, garanzia di pulito. Il nome a voi noto. Jeff Johnson. Perché tu non voti Jeff Johnson? Lui è il nome che tu hai noto. Beh, vota per Jeff, lui è il nome a voi noto. Ehi, voi fratelli, voi lavoratori d'America, alzatevi. Cosa state a fare lì seduti, sempre a mangiare le stesse cose, eh? Andate a votare Jeff Johnson, il nome a voi noto. Chi tardi arriva male alloggia. Non fatevi mangiare, andate a votare. Amici della sinagoga, io dico votate Jeff Johnson. Ma perché spreco benzina a girare da queste parti? Lo so che voi già sapete per chi votare. Il popolo eletto vota Jeff perché è una brava persona. O lui o nessuno. Non vi mostreremo Jeff Johnson che sventola bandiere. Non vi mostreremo Jeff Johnson che bacia bambini. Non vi mostreremo affatto Jeff Johnson, perché voi sapete già quello che Jeff Johnson sa fare. Domani votate Jeff Johnson, il nome a voi noto. Ero abbastanza elegante. Smuire pulito. Sì, ma anche troppo repulito. Guarda, a volte mi faccio quasi paura. Fantastico. Domani votate Jeff Johnson, nome a voi noto. Cara, perché è che votiamo al congresso? Non abbiamo sempre votato per Johnson? Ah, sì, è vero, Johnson. Per chi si è messo ora in ascolto, un sondaggio rilevato all'uscita dei seggi della Florida segnala che un ignoto candidato indipendente, la cui sola risorsa a quanto pare è il suo nome, potrebbe avere qualche possibilità di venire eletto deputato. È quello lì? È quello lì? Patricia, credo che il neo eletto deputato Johnson stia arrivando in questo momento. Amico, scusa. Permesso, per favore. Permesso, scusate, ci fate passare, per favore? Prego. Largo. Coraggio, perdi qua. Grazie, largo. Permesso. Prego. Grazie. Prego, prego. Gracias. Un momento. Ehi, ehi, grazie. Vi ringrazio di cuore. Amici, la nostra è stata una campagna senza menzogne. L'abbiamo impostata sulla concretezza. E la concretezza è la svolta. La svolta per il futuro. Il popolo si è espresso. Non dovete chiedervi che cosa il vostro paese può fare per voi. Non c'è niente di cui aver paura, se non della paura stessa. E se non riuscite a reggere il calore, uscite dalla cucina. La libertà è sacra. E concludo dicendo, ride bene chi ride ultimo. Grazie. Mira che meraviglia. La terra promessa. Onorevole Johnson? Onorevole Johnson, Arthur Reinhardt. Lei non si ricorda di me. Io ero l'assistente amministrativo dell'onorevole Johnson. Sì. Sì, le ho spedito io quel materiale giù in Florida. Sì, già. Beh, lo sa, lei è esattamente come me l'aspettavo. Le vedete le scarpette con la mascherina? Ah, grazie. Spero che non mi consideri inopportuno per essere venuto a riceverla. Ho pensato che le servisse aiuto per la sistemazione in albergo. E visto che lei non ha assistito al seminario per i deputati di prima nomina, mi sono preso la libertà di mettere insieme gli atti relativi per lei. Grazie per la sua iniziativa, ma le confesso che non sono mai stato un granché come studente, ma lei può istruire il mio staff nel caso servisse, ok? Staff, in che albergo si scende? L'hai prenotato? Parla con lui. L'hai prenotato? Quale albergo? Nessuno mi ha detto una parola sull'albergo. Lo staff evidentemente ha toppato su questo dettaglio, per cui se lei... C'è la convenzione della Banca Mondiale in città. Dove la rimediamo una camera? Ehi, vi faccio un culo a stelle strisce. A volte ci vuole la mano dura con lo staff. Sì. I passeggeri del volo Delta 351 per New Orleans sono pregati di...
fortuna con lei, Adams. C'è stato un golpe in Uruguay. Che? Prego. Uruguay. Comunque, la delegazione è tornata in... È un vero mago, sapevo che era la persona giusta. Andiamo? La prende lei? Sì, attento a quella lì. C'è una roba molto delicata. Onorevole... Sì? Volevo chiederle una cosa. Io le sarei molto grato se lei volesse considerarmi il suo cicci. Ah, lei è davvero carino. Io apprezzo molto questa sua offerta. Però solo in privato, perché io ho un debole per le donne. Non me la sento di chiamarla cicci in pubblico. Sì, sì, no, io dicevo cicci, cioè consigliere caro. Ah, come lei sa, io lavoravo per l'onorevole Johnson e ci terrei a lavorare per lei, onorevole Johnson. Capisco, lei vuole ritornare sul luogo del delitto, eh? No, scherzavo. Senta, io il suo curriculum le farò sapere. Resto in attesa, allora. Ecco, bravo, resti in attesa. D'accordo. Solo deputati. Noi andiamo nell'ufficio dell'onorevole Johnson. Mi spiace informarla che l'onorevole Johnson è nel regno dei cieli. E io sono il nuovo deputato, sono il nuovo onorevole Johnson e questo qui è il mio staff, sì. Oh, mi scusi, non avevo visto la medaglietta. A dir la verità, continuo a non vederla. Che medaglietta? La sua medaglietta di deputato. Adesso controllo sull'annuario. Ci sono nel libro, sotto Johnson, Thomas Johnson, di Miami, Florida. Thomas Jefferson Johnson. Sì, il qui presente. Qui manca la fotografia, però. Ah, un momento, ho la mia patente, la foto è ancora in viaggio. Ecco, se riesco a tirarla fuori, ecco la mia patente. Mm-hmm. Visto? Ci somiglio, Come ho potuto dubitare di lei? Dove va? Ah, noi andiamo su al 518. L'ascensore arriva solo al quarto. Dopo dovrete farvi un piano a piedi. Anche lei mi pizzicherà le chiappe come l'altro onorevole Johnson? Oh, io non gliele pizzicherei mai. Beh, guardi che non è mica carino. Che c'è che non va nelle mie chiappe? Non hanno niente che non vanno le sue... adesso le spiego. Vede, io sono il nuovo deputato, non vorrei fare nessuna delle vecchie cose che faceva lui e quindi neanche pizzicare vecchie... Cioè, no, adesso io non pizzico nelle vecchie, nelle nuove. E credo che questo sia il quarto piano. Gliele pizzico io. Le scale sono lì, sulla destra. Auguri. Ci vediamo, pupa. Aspettate un momento. Buongiorno, onorevole. Ma che è questo cesso? Ma che significa? È un posto orribile. Lei ha perso la lotteria per l'assegnazione degli uffici. Li fanno estrarre a sorte. Lei non era qui per l'estrazione e quindi le hanno assegnato l'ufficio peggiore. Quale lotteria? Ho perso qualche lotteria? Era nel materiale informativo che le ho spedito. E che altro ci siamo persi? Che fa, mi assume, onorevole?
questo è un ricatto. Come, prego? Oh, 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 lei mi vuole ricattare, è così? Ah, io già la adoro, questa città. Sono arrivato da 5 minuti e lei sta già cercando di ricattarmi. Lei è assunto. Però voglio sapere tutto, anche le schifezze peggiori, se no non ci trovo gusto. Mischiamoci agli indigeni. Sì. Cerca di avere un po' più di classe, non sculettare così, dai. Salve, come va? Thomas Johnson. Rafe Simon, nuovo eletto di Tulsa. E lui è Bo Chandler di... Lufkin, Texas. Un bel party, eh? Tu sei Jeff Johnson, quello della Florida. In persona? Ah sì, eh? Noi ci siamo fatti tutta la campagna elettorale, raccolto fondi, leccato culi, fatto comizi, abbiamo girato come pazzi per tutto il paese e lui vince solamente sulla base del nome. Sai che ti dico, Jeff? Sei formidabile. E io che stavo quasi per strozzarlo. Ok. No, mi dispiace. Senti, grazie. Grazie infinite. Senti, non chiamarmi Jeff. Jeff è il mio nome d'arte. Io mi chiamo Thomas e mia cugina Miss Loretta. Il piacere è tutto mio. Il piacere è tutto mio. Che facevate prima di essere eletti? Gli avvocati o i giudici? No. Io facevo le previsioni del tempo per una TV di Tulsa. Non ti ricordi di me? Ero attaccante degli Oilers. Ma ho avuto problemi col giudice. Oh, sì. È vero, cavolo, dicevo, ma dove è andato a finire? Perché non fai un salto al mio ricevimento? Sì, sì, ma non andare al suo ricevimento prima di essere passato dal mio. Sì, però io mi offendo se voi due non fate un salto al mio ricevimento. Ok. Ok. Beh, a questo punto dovrei dare un ricevimento. Eh sì, credo che non ci sia altro da fare. Ah, porca, ma io non lo so come si fa a dare un ricevimento. Aspetta. Lo sai cosa mi piace qui? Il fatto che tutti ti chiamano membro. Ogni volta che lo sento dire mi viene in mente il mio cioccolatone. Tanto gli spruzzetti, amico, ma ti diverte tanto a farmi la doccia con quel coso. Attento che gli tolgo il guinzaglio, la mollo, una bestia. Mike Hoyt, Iowa. Thomas Johnson, Florida. Come sei finito a Washington, signor trattore? Facevi la trasmissione Cavoli a merenda in TV? No, veramente io devo tutto ai vietnamiti. Ah, un eroe di guerra. Prigioniero di guerra. Quando sono tornato a casa ho passato tanti di quegli anni a spiegare al Rotary Club cos'era che non funzionava a Washington, che alla fine mi hanno detto vai a metterci una pezza. E così sono venuto a metterci una pezza. Ah, che mi racconti, cos'è che non va a Washington? Io la trovo una favola. Oh, andiamo, le piogge acide ammazzano i pesci e nessuno le ferma. C'è l'erosione del terreno e nessuno provvede ad arginarla. L'inquilamento sta avvelenando il bestiame. Non fa niente, contento. Oddio, parlo come un boy scout. No, no, anzi, io trovo che qui sia utilissimo un secchione come te. Salve. Pete Slocum, Istituto Informazione Amiens. Come va, Pete? Piacere di conoscerti. Ken Korn, Associazione Nazionale di Stili. È un piacere conoscerti, Ken, un vero piacere. Holse Kauser, Consiglio Americano del Tabacco. Come va, Paul? Spero che veniate tutti al mio ricevimento. Voi conoscete Miss Loretta del mio staff? Ciao, salve. Quando ho saputo come sei stato eletto, ho capito subito che sei uno che fa la strada. E anche alla svelta. Scommetto che anche Olaf Anderson ha votato per te. Non lo so, chi è Olaf Anderson? Non ti far sentire. Quello a sinistra lassù è il presidente della società elettrica Gulf Coast, elettore tuo, cliente mio. E ti posso assicurare che paga bene. Potrei offrire un ricevimento di benvenuto e di raccolta fondi per te nel mio studio legale, Jockey Street? Ah, ma certo! A $500 a testa rimedieresti un 20-25 mila dollari per le prime spese. E di quei 25 tu quanti te ne terresti? I tuoi restano puliti, sta tranquillo. Io mi contento di mettere a tutti una parcella di $500 l'ora ogni volta che ti invito. Sai, Terry, noi due diventeremo ottimi amici. Vorrei dare ai nuovi membri il benvenuto a Washington. È da un po' che non c'era un'infornata di matricole così numerosa. Il congresso ha bisogno di sangue nuovo e voi a vostra volta avrete bisogno di nuovi amici ed è per questo che stasera abbiamo riunito i due grandi pilastri del nostro sistema, la politica e la finanza. Come sapete, il congresso ha preso diverse batoste ultimamente, ma onorevoli colleghi, guardatevi intorno. Le persone che vedete qui stasera sono quelle che ci hanno sempre sostenuto e sono anche quelle che saranno preziose per voi alla prossima campagna, che, scusate se ve lo ricordo, è lontana meno di 2 anni. E questo
come sistema di controllo degli equilibri, è senz'altro uno dei migliori. Dick Dodge viene dal tuo stato, punta alla presidenza, spreme più fondi di qualsiasi altro deputato. Naturalmente presiede la commissione giusta, è tutta qui la differenza. Ah già, naturalmente. Non ti sto dicendo niente che tu non sappia già. No, no, è... lui sta nella commissione giusta, è tutta qui la differenza, no? E non solo ci sta in commissione, lui ne è il presidente. I pezzi grossi devono fare la fila e prendere il numeretto se vogliono sganciargli i soldi. Così che non scompaia dalla faccia. Sul serio? Signor Johnson, è tradizione che i nuovi membri facciano una visita di cortesia a noi vecchi tromboni della dirigenza, specie a quelli del loro stato. L'avrei fatto, ma sono appena arrivato. Le chiedo scusa. Se vuole farsi perdonare, potrebbe venire a bere un bicchiere da me. Ah, naturalmente. L'accompagniamo strada facendo. Scusi, signor presidente. Non è che lei è un po' checca per caso? Perché nel caso io sbaglio. No, si tranquillizzi, Thomas. Lei ha una bella prontezza di riflessi. Sa, non mandava di prendere la frustata sulle chiappe, non so se mi spiego. Mi dica, signor Johnson, perché è venuto a Washington? Beh, intanto è un'occasione per fare qualcosa per la patria e... No, guardi, lasci perdere le stronzate. Ho visto come si è fatto eleggere. Ora, quelli come lei o sono dei folli oppure dei furbacchioni. Io vorrei tanto sapere chi dei due mi trovo di fronte. Perché si è candidato al congresso? La pura verità? La pura verità. C'è il problema dell'erosione dei suoli e... le piogge acide che fanno a pezzi il bestiame. Chiesa! Sì! Come si chiama la commissione di cui Dick Dodge è presidente? Onorevole, non l'aspettavo. Coraggio bello, spremiti, come si chiama questa commissione? Andiamo, come si chiama? Energia e industria. Qualcosa non va nell'albergo? No, parlami dell'energia e industria. Mi sembra di aver capito che è un grosso affare, sì, giusto? La chiamano la cornucopia. I suoi membri sono costantemente assediati dai lobbisti di tutti i gruppi di pressione più danarosi. Ma sono le 2:40, se ne rende conto? Ah, lascia perdere, siamo qui per servire la nazione. Il nostro servizio non deve conoscere orario. Allora, come c'entra in questa commissione? Questione di anzianità. Dopo 6 sessioni biennali, diciamo 12 anni di servizio, il suo nome comincia ad avanzare nella graduatoria e pian piano esce dalla commissione caccia e pesca e entra in quella dell'energia e industria. Non potremo rimandare, io ragiono molto meglio di... No, stai andando benissimo, però vedi, io devo sapere come farà a entrare in quella commissione, in men che non si dica. Ok, va bene, allora, in men che non si dica, diciamo, entro i prossimi 4 anni. No, in men che non si dica, vuol dire entro i prossimi 4 giorni. Ah, dai, non fare quella faccia, tu sei uno in gamba, è per questo che ti ho assunto, anche se non ti vergogni di andare in giro con le figurine stampate sulle mutandine, io ho fiducia in te, mi devi aiutare, parlami, Reinhardt. Sì, grazie, io non credo che sia possibile, signore, cioè sarebbe senza precedenti che un neo eletto al congresso venisse nominato in quella commissione. A meno che? Beh, solo nella più remota delle ipotesi. Sì? No, ma è assurda, mi creda. Sentiamo. Beh, se il presidente degli Stati Uniti le facesse un favore personale. Oppure qualche gruppo di pressione enormemente potente. Il presidente Dodge, per favore. Vuole dirgli che c'è il reverendo Joshua Benjamin della Lega per la difesa delle minoranze in linea? Figliolo, anche il suo aiuto mi sarebbe utile. Devo farle solo qualche domandina. Ecco, io gradirei tanto sapere quanti membri della commissione Dodge sono afroamericani. Nessuno. Ma ci sarà un membro di origine latinoamericana nella commissione? Neanche latinoamericano. Dica, il presidente ha qualche asiatico, qualche indiano pelle rossa nella commissione? Né asiatici né indiani. Sì, ma il presidente avrà qualche handicappato o qualche gay nella sua commissione? Niente gay? Il suo aiuto mi è stato preziosissimo. Allora, guardi, non lo disturbi neanche. Gli dica che lo saluto tanto.
Ecco fatto, bene. Armando Van Dijk, adesso tocca a voi due. Vado a trovarlo a nome delle minoranze ispaniche. Bene, poi arrivo io con la conferenza dei vescovi battisti degli Stati del Sud. E io che devo fare? Oh, salve. Non ci eravamo ancora presentate. Sono Loretta Hicks, ufficio dell'onorevole Johnson. Oh, salve, io sono Kimberly Meadows, lavoro per il presidente Dodge. Energia e industria. Come ci sei arrivata? Lavoravo sotto l'altro onorevole Johnson e avevo accumulato esperienza. Non avrei avuto problemi con i dimostranti? Quali dimostranti? Oh, non dovevo lasciarmelo scappare. Ci sarà una dimostrazione. Senti, devi promettermi di non dire a nessuno da chi l'hai saputo. Nemmeno il mio deputato lo sa. Lo prometto. Ok. Il mio ragazzo lavora al Comitato Diritti Lavoratori Neri e mi ha detto che... Ufficio dell'onorevole Johnson? Il presidente Dodge? Sì? Ah, ok. Era Dodge, vuole vederti subito. Allora il tocco c'è ancora, eh? Sì. Dovrebbe tornare fra un momento, onorevole Johnson. Ah, eccolo. Salve, non ci conosciamo, Elia. Come va, fratello Elia? Molto lieto. Perfetto, Thomas Johnson. Sì, lo so, il fuoriclasse della Florida. Beh, adesso che sei qua, che hai intenzione di fare? Vuoi arricchirti velocemente o fare qualcosa per i tuoi elettori? Io voglio essere un bravo deputato, come tutti quelli che sono qui. Scusa, e questo che cosa significa? Da quando sono ritornato dal Vietnam ho impegnato tutto me stesso in prima persona per le foreste amazzoniche. Senti, non me ne parlare adesso, ho appena finito di mangiare. Scusaci, Elia, io e Thomas abbiamo una riunione tra pochi minuti. Andiamo. Che gli hai preso? Signor Presidente, era già un po' che volevo chiederle consiglio su una certa questione. Io sono sempre disponibile per i giovani del mio stato. E per l'assegnazione dei posti in commissione. Ah, molto interessante. Era proprio a questo che stavo pensando, continua. Beh, in questi ultimi due giorni ho cominciato ad essere tampinato da un mucchio di presidenti di tutte le commissioni. Sono stato avvicinato da gente degli affari esteri, sono stato avvicinato da gente delle finanze e perfino da quelli delle forze armate. Tutti mi vogliono nelle loro commissioni e non capisco mi perché... Mi venga un accidente. Sì, ma lei può capire il mio dilemma, perché per esempio agli affari esteri si rimedia un viaggetto a Parigi una volta ogni tanto e con le forze armate c'è da visitare basi in tutto Figliolo, il mondo. Tu hai presente la mia commissione, energia e industria. Ah, sì, però non è altrettanto nota come le altre commissioni. Beh, forse no. Ma tu sei stato franco con me e io voglio essere altrettanto franco con te. Quelle altre commissioni sono robetta da quattro soldi. Energia e industria, pensa alle nostre competenze. Energia, trasporti, assicurazioni, l'inquinamento. Figliolo, è la migliore commissione del congresso. Se tu sei interessato alla raccolta di fondi. Ah, sì, sì, moltissimo. È che gli altri presidenti hanno molto insistito. Gli altri presidenti non sono del tuo stesso stato. Non ti offrono di prenderti sotto le ali. Devi pensare al tuo futuro. E lei ci pensa? Eh sì, hai indovinato. Ah, sono molto lusingato, signor Presidente. Dick. Ah, sono molto lusingato, signor Dick. No, 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 no. Oh, scusi, Presidente Dick. No, Dick, solo Dick. Ah, solo Dick, il mio amico Dick. Certo. Ah, perfetto, ma nessuno fa niente per niente. In cambio che devo fare io, eh? Beh, figliolo, io voglio un bravo assistente. E voglio che tu sorrida davanti alle telecamere. Bambi, Thomas Johnson, nuovo membro della commissione. Thomas, questo è Barclay Warburg. Come stai, Barclay? Bambi, ti prego, mi chiamano così fin dai tempi del collegio. Ah, perdona, mia amica. Salute. Ciao, Bambi, eh. Ciao. Ti prego, mi chiamano così dai tempi del riformatorio. All'ordine del giorno della commissione Energia e Industria c'è la questione ambientale. Vorrei dare il benvenuto al nostro primo convocato, l'illustre amministratore dell'Ente Protezione Ambiente. Ma prima di procedere, ho il piacere di comunicarvi che oggi un nuovo membro si unisce a noi, l'onorevole collega della Florida. Ah, onorevole, fermi. Così. Come sta andando? Alla grande, alla grande. Ancora. Salve, Mike, si goda le sue tartine. Oh,
Salve, il mio nome è Miss Loretta e gradirei tanto che lei mi firmasse uno di questi cartellini. Sarebbe molto gentile da parte sua. È un breakfast informale. Lei ci dà il suo punto di vista e noi le offriamo uova e prosciutto e un paio di migliaia di dollari di onorario. Per le sue opere di carità, naturalmente. La Fondazione Thomas Jefferson Johnson. Ah, ok, un onorario. Ah, sì, certo, volentieri. Salve. Salve, come stai? Mi scusi un momento. Ciao. Salve. Come va? Bene, grazie. È davvero un piacere conoscere la signorina Celia Kirby. È veramente un bellissimo nome per una splendida ragazza come lei. Complimenti, lei ha dei modi squisiti. Sa, dopo circa 10 ore che sto in piedi a far chiacchiere in sulse respirando fumo di sigari da 4 soldi, questo tipo di approccio diventa irresistibile per me. Se lo prenda calmo, ok? Certo. Senta, certo. Quale di queste figure è l'onorevole Johnson? Oh, lei cerca l'onorevole? Sì. E se le dicessi che sono io l'onorevole Johnson? No. Sono desolata. Mi dà 2 secondi di tempo per riprendermi dalla mia gaffa. Tutto il tempo. Grazie. Allora, vogliamo ricominciare sì. da capo? Celia Kirby, direttrice legislativa della Pro Bono. Oh, Celia Kirby sì. della Pro Bono. Oh, sono molto lieto di conoscerla. Sì. A proposito, mi dica una cosa. Tutte le Pro Bono sono così carine come lei? La Pro Bono è un'organizzazione di ricerca di interesse pubblico. E le sarei grata se mi permettesse di esporle le nostre priorità. Lei pensa che potrei chiedere al suo assistente se mi trovo un buco nella sua agenda? Al mio assistente? Sì. No, lasci stare il mio assistente. Senta, facciamo un'altra cosa. Perché non andiamo adesso a farci una cenetta e lei mi informa cena facendo? Non le ho chiesto un appuntamento, onorevole, soltanto un colloquio. Noi il colloquio lo ribattezziamo, lo accompagniamo con dei fiori, con il vino, i mandolini e lo chiamiamo incontro floreale. È stato un piacere conoscerla, onorevole. Mi metterò in contatto con il suo staff. Ah, un'altra cosa. Sono particolarmente interessata al suo punto di vista sull'estensione della legge sulle molestie sessuali anche ai membri del congresso. Ah, oh. Touché! Oh, che freddo, vogliamo riscaldare l'ambiente? Grazie. Ho una confessione da fare. Non mi intendo molto di pollame, ma conosco la gente. E voi mi piacete, amici. Dico davvero, è il giorno che verrete da me per farmi sapere che avete da dire qualche cosa d'importante riguardo al pollame, io vi ascolterò. Grazie infinite. Grazie per averci ricevuti. Non vogliamo abusare salve, del suo salve, tempo. Aina Schelter. Ciao Aina, come va? Questo è il signor Aina, si ricorda di lui, vero? Venga a sedersi accanto a me, così ci faremo finalmente quella famosa chiacchieratina che, come lei ricorderà, era rimasta in sospeso. Sedetevi, prego, coraggio. Abbiamo tutto il tempo. Veramente lei ha diverse persone in anticamera. Ah, no, possono aspettare. Aspetta. Possono aspettare. Prego. Aina, che diavolo ci fa in piedi? Aina, siediti, per favore. Bene. Ecco la documentazione sui problemi. Per questa legislatura noi puntiamo sulla sicurezza dei bambini, sui premi d'assicurazione auto e sugli additivi alimentari. Certo, quando si arriverà ai voti lei sentirà molte altre campane. Certo. Noi vorremmo solo la possibilità di esporre anche il nostro punto di vista. Naturalmente. Naturalmente. Su, avanti. Parliamo dei premi di assicurazione. Tu quanto paghi, Aira? Dici a me? Sì. Io possiedo una Dodge Dart dell'82. Io pago circa $650 l'anno, più o meno. $650? Ma dico, è una rapina. Uno sfasciacarrozze non ti darebbe più di $200 per uno scassone come quel. Così mi ha detto un topolino. Sta a sentire, io qua vado un po' a tentone. Sai cosa dobbiamo fare? Allora, vi spiego io cosa dobbiamo fare. Voi mi dovete mettere insieme un bel dossier, va bene? Dopodiché ci teniamo liberi 2 o 3 sabati sera e così approfondiamo la faccenda. Beh, per me non c'è problema a preparare il dossier. Perfetto. Anche stavolta lei è stato molto generoso con il... Ehi, ma che fa? Ma che sta facendo? Io cancello tutto il mio calendario e lei se ne va dopo 5 minuti. Si sieda, non abbiamo ancora discusso i problemi dell'infanzia. Aira, seduto, ti do una sberla. Andiamo, a cuccia. Ho detto seduti, finiamo di parlare. Parliamo delle misure per l'infanzia. L'infanzia, beh, quella dell'infanzia è una questione importante. Stiamo promuovendo un disegno di legge che impone delle norme di sicurezza per i giocattoli importati. Brava, io li odio i giocattoli importati, li odio. Io vorrei che non esistessero, specialmente quei cosettini, quei giocatori di baseball con una molla nel collo che fanno così. Affanculo, siete d'accordo? Oh, quanto li odio. Sentite, facciamo una cosa, mettete insieme un dossier. Ci teniamo liberi 2 o 3 sabati sera, così possiamo discuterne e cercare di mettere a nudo la situazione. Ha detto a nudo? Eh? Mm.
Allora, prima di allungarti un po' di grana, devo conoscere il tuo punto di vista su alcune questioni. Tu che ne pensi dei sussidi al prezzo dello zucchero? Al prezzo dello zucchero? Mm-hmm. Che cosa ne dovrei pensare? Oh, guarda che indifferente per me. Se sei a favore, io ti passo la grana da parte dei produttori di zucchero in Louisiana e alla Hawaii. Se sei contrario, la grana la rimetto dai fabbricanti di caramelle. Indovina. Diciamo a favore. Sì, a favore, a favore. E vogliamo mettere un limite ai risarcimenti per negligenze professionali? Lotto. Beh, se sei a favore, la grana te la prendi dai medici delle assicurazioni. Se sei contro, la rimedio dagli avvocati specializzati in infortunistica. Stavolta diciamo che sei contro. Ah, sì, guarda, diciamo che sono contro. E per la pizza? Ah, no, questa insalata mi basta e mi avanza. Ah, no, io parlo di spremere altra grana ai pizzettari. Ci sei cascato e ti ho fregato, Terry. Ce lo dici tu? Ti ho fregato, Terry, babe. Terry, dimmi una cosa. Con tutta questa grana che entra e esce da tutte le parti, che cosa si riesce a fare nell'interesse della nazione? Niente, è questa la genialità del sistema. Ehi, guapa. Arrivano $10,000 per il nucleare. Mambo! Oh, sì. L'onorevole dovrebbe capitare dalle vostre parti la settimana prossima. Mister Willy, l'onorevole Johnson al telefono. Può prendere la chiamata? Grazie, resti in linea. E uno, e due. Sì, Mister Brown? Ah, il giorno 30. Ci stavamo chiedendo se l'industria aerospaziale potesse dare un pranzo per ascoltare i suoi punti di vista. Oh, spiacente, Mister Willy. Ha preso adesso un'altra linea. Senta, io so perché la stava chiamando. Non ha più saputo niente per quella raccolta di fondi. Sono $1,000 a testa. Tutta la tavolata. Fantastico. Sì, e dica che genere di contributo alla sua fondazione aveva in mente? Allora, la mattina si va un po' a caccia, un po' a pesca nel pomeriggio. Aria pulita. Bel panorama. Così ci viene un bel appetito. Abbiamo fatto venire in aereo un ottimo cuoco francese al casino di caccia. Oh, che bel programmino, carino. Ma voi non volete niente da noi? Gradiremo l'occasione per uno scambio di idee. Vede, noi riteniamo che l'arma semiautomatica abbia una cattiva stampa. I maniaci della commissione per le armi vorrebbero far credere che è roba per rapinatori, mentre in realtà vengono usate solo dagli sportivi. E uno va allo stadio e spara. Sì, ma questa è morta d'infarto. E secondo questo studio dell'88, ne sono morti 8 su 100.000. Vado troppo svelta con i tassi di mortalità, onorevole? No, niente affatto. Io stavo... mi stavo chiedendo quanto di tutto ciò costituisca un problema di legge e quanto invece non sia materia di regolamento. La legge Merton non si occupa proprio di questo? Ottima obiezione, ottima obiezione. Mi faccia controllare. Mi scusi. Lei ha assolutamente ragione. Ehi, potremmo far emendare la legge Merton. Oh, chiedere un emendamento? Sì. Gliela facciamo emendare. La legge Merton si applica solo se lei dimostra l'alta contagiosità. Lo sa? E secondo me i suoi tassi di contagiosità sono non più alti di quelli di una verdura. Oh, mi scusi, infreddatura. Oh, mi scusi un momento, Arthur! Di che stavamo parlando? C-
come mai è finita a lavorare per la pro bono invece che per i pesticidi? Lei poteva diventare una principessa del foro. Lo sono stata all'inizio, ma la cosa mi deprimeva. Che ci trovava di tanto deprimente nel guadagnare 100.000 dollari l'anno? Non le viene la nausea stare sempre con i perdenti? Naturalmente. Beh, più che altro mi ci arrabbio. E l'arrabbiatura è come l'adrenalina. Certo, mi piacerebbe qualche vittoria. Non sono neanche allergica ai soldi, se vuole sapere. E perché lo fa? È imbarazzante confessare così apertamente perché lo faccio. Perché? È imbarazzante per me dirlo. Lo faccio per... Me lo dica, perché? Per l'impegno. La mia vita deve avere un significato. A questo punto la faccio io una domanda a lei. Mi piacerebbe sapere come mai porta il nome di un personaggio del genere. Ah. Beh, mia nonna adorava Jefferson. Quello di vita, libertà e la ricerca della felicità. Sa, mania di una vecchia negra. Come programma è un po' impegnativo e quindi io mi specializzo nella terza parte, vale a dire la ricerca della felicità. E le riesco? Sinceramente? Mm-hmm. Andavo come un treno finché non mi sono imbattuto in lei. Adesso meglio mi riesce, peggio mi sento. Non lo trova strano? Quando la rivedo? Diciamo che andiamo a cena domenica sera? Perché non domenica mattina? Per colazione? Il salario del peccato è la morte. E all'uomo che apprezza l'oro più delle orazioni, il Signore non concede nessuna esenzione. Amen. E all'uomo che non mostra nessun rispetto per il privilegio di camminare su questa terra, il Signore non concede nessuna deduzione. Amen. E all'uomo le cui tasche traboccano e la cui anima è sguarnita, il Signore non concede nessuna dilazione in 12 rate. E il giorno in cui suonerà la tromba del giudizio, potete credermi, dovrete pagare gli interessi. Questo è un bellissimo appuntamento. Tesoro, grazie di essere venuta. Ah, quanto mi è piaciuto il tuo sermone, zio Elia. Questo è tuo zio? Mm-hmm. Sì, mia nipote mi dice che non sei poi così schifoso come io pensavo. La qualcosa ti colloca fra la lucertola e il rospo. Mm-hmm. Un bel salto qualitativo. La ringrazio di cuore. Mi scusi se la fisso. Non so come mi sia sfuggita la somiglianza. E lei senza la barbetta? No, io non ce la porto davvero a mia moglie. E tu, la porti tua moglie? Ora abbiamo due amici. Vittoris si avvicina. Primo tiro libero. Caresco, 53 e 54. Sono scivolose. Vediamo il secondo tiro libero. Caresco. Come va, Thomas? Mi serve il tuo aiuto per la legge di moralizzazione. Dovresti controfirmare i miei emendamenti. Tu sei sempre molto convincente, Elia. Ma non mi hai detto di sì. Ti prometto di dargli tutta la considerazione che merita. Andrà meglio alla prossima, figliolo. Ma lei è troppo forte, è troppo forte. T'ha spennato 600 dollari solo con l'ultima mano, vero? Credo che abbia preso una cotta per me. Se non ti conoscessi così bene, direi che l'hai fatto vincere apposta. E che male c'è farsi spennare dal presidente della commissione per la moralizzazione ogni tanto? Io sono sicuro che ti integrerai benissimo da queste parti, troppo bene. Ehi, senta, perché non mi chiede mai di sostenere i suoi emendamenti? Oh, andiamo, Thomas, non ci provare. Lo sanno tutti che sei il sottopancia di Dick Dodge. Ehi, bello, io non sono il sottopancia di nessuno. Oh, non fare l'indignato con me. Lo dico perché lo sei. Io non sono differente da tutti gli altri qua intorno, ok? Non è vero. Alcune persone qua dentro fanno veramente qualcosa oltre a riempirsi le tasche. Lo sa che mi ha fatto ricordare mio padre? Ah, davvero? E come mai? Anche lui diceva che ero un mascalzone. Tu non vieni a votare? Serve a questo la campana? Io tutte le volte che la sentivo pensavo che fosse l'ora della ricreazione.
Lì ci sono gli uffici degli onorevoli. Permesso? Mi scusi, onorevole, sono la signora Kozlovsky. Salve, stavo uscendo. Volevo spiegare ai ragazzi come fa un progetto a diventare legge. Quella era una votazione? Sì, c'è stato un voto in aula. Ah, ragazzi, sì, quella era una votazione, è stato espresso un voto. Bye bye. E lei come ha votato? Io ho votato no, perché era un progetto orribile ed avrebbe distrutto il tessuto della nostra cara nazione. E su che cosa si votava? Rafe, vieni un momento qui a spiegare a queste brave persone che cos'era quel voto. Beh, era una mozione sulla precedente pregiudiziale regolamentare. No, era una mozione sulla reinterpretazione del regolamento. Su una mozione sulla questione precedente. E cioè sul? Inquinamento. Refezione scolastica. Vedete a quante scelte difficili ci troviamo di fronte, ragazzi, tra l'aria inquinata e la refezione scolastica, ok? Per questo voglio diventare ministro dell'istruzione pubblica, perché io ritengo, miei cari, che gli studenti americani dovrebbero avere il diritto di mangiare e respirare contemporaneamente. Io penso ad un'America dove non esista uno studente che non riesca a meritare la sufficienza. E penso che sia immorale che gli studenti debbano restare a studiare fino a tardi e perdersi gli spettacoloni per fare i loro compiti e alzarsi presto tutte le mattine per andare a scuola. È un sistema malato. Tutto questo lo trovo molto ingiusto. Sì! Buongiorno, desidera qualcosa? Sì, io sono Ellen Giuba. Questa è mia figlia Mika. Ciao. C'è il nostro deputato? Noi abitiamo nel suo collegio. Un momento solo, prego. Puoi venire di qua? Grazie. Vieni subito. Che bel berretto. Ah, salve. Io sono Miss Loretta, pubbliche relazioni dell'onorevole Johnson. Ellen Giuba, mia figlia Miki. Vorremmo parlare con lui. Siete del collegio? Siete in gita turistica? Volete due biglietti per le tribune? Così potete andare ad assistere a qualche dibattito al congresso. Non ci interessa andare al congresso. Noi vogliamo parlare con l'onorevole Johnson. Forse preferite un bel portachiavi della camera. Ne volete uno per uno? Ecco, guardate che bello. Non è fantastico? Diventa una penna. Lei forse non ha capito. Non siamo turiste, noi siamo elettrici. Rappresenti per caso qualche organizzazione, tesoro? Sono una cittadina americana, non è abbastanza? Lei ha un appuntamento? No, io non ce l'ho l'appuntamento, perché voi altri qui continuate a prendermi in giro? Senta, io sono spiacente, ma l'onorevole è una persona molto occupata. Se lei vuole discutere la cosa con me, io esaminerò personalmente la questione con l'onorevole e le farò avere una risposta scritta. Non se ne andiamo finché non ci abbiamo parlato. Armando, vuoi venire qui un momento? Abbiamo bisogno d'aiuto. Piantatela di scaricarmi da uno scagnozzo all'altro. Vuole andarci lei là dentro a dirgli che noi siamo qua? Oppure devo andarci io di là a dirglielo di persona? Posso fare qualcosa sì, per lei? Voglio parlare con il mio deputato, per favore. Non è in ufficio. E invece scommetto che c'è, mi scusi. No, la prego, signora. Mi lascio non passare. Spinga, non puoi. Mi ho preso le scatole, io sono stufa. Lasciatela, il mio diritto. Lasci stare la bambina. La lasci. Bambina mia. Vieni, mamma, andiamocene. Senti. Cosa le è successo? I dottori dicono che l'operazione è andata bene, che sono guarita. Io ho avuto fortuna, ma... ma ce ne sono altri. Come sarebbe? Quali altri? Altri ragazzi. La chiamano zona ad alta incidenza. In principio nessuno nel quartiere voleva crederci. Ma poi ce ne siamo resi conto. Io l'ho capito quando un bambino di 2 anni che abita di fronte a noi è stato trovato un tumore al cervello, come a Miki. Abbiamo analizzato tutto. L'acqua, l'aria, gli scarichi, gli insetti. Tutto quanto. E ci siamo resi conto che la causa l'avevamo lì, sotto il naso. Cosa? L'alta tensione. Le linee che portano corrente. I fili producono dei campi magnetici e i campi magnetici causano il cancro, specialmente nei bambini. Non ho mai sentito niente di simile in tutta la mia vita. Perché non viene a vedere con i suoi occhi?
È questa la scuola di Nicky? Mm-hmm. Sembra che siano molte le scuole vicine alle linee elettriche. I terreni costano poco e quindi le scuole tendono a comprare dalle società elettriche. Noi non siamo nessuno, onorevole. Lei è una personalità. Ci serve il suo aiuto. Un momento, mi scusi. Vieni un po' qui. Ma è vero? Beh, dipende da chi interroghi. C'è chi dice che è peggio dell'amianto o delle protesi al silicone. E per altri è pura coincidenza. E tu cosa ne pensi? Che la cosa è sospetta, visto che la Casa Bianca sopprime un rapporto dell'ente per l'ambiente secondo il quale i cavi elettrici possono essere cancerogeni. Hanno fatto questo? Sì. Io devo fare qualcosa per aiutare questi poveretti. Non mi dire che ti sta spuntando una coscienza. Oh, spero di no, sarebbe una scocciatura al congresso. Ma se ce l'avessi, come li potrei aiutare? Questo va al di là della tragedia personale. Rappresenta un pericolo per la salute pubblica di inaudite proporzioni. Coinvolge il diritto di tutti i cittadini americani di conoscere la verità. Sì, lo dovrebbero sapere se è il loro quartiere che li sta uccidendo. Ben detto, signori. Ben detto. Ed è una nobile impresa, io sono totalmente d'accordo. Verrà aperta al più presto possibile un'inchiesta parlamentare. Il popolo americano non merita nulla di meno. Per fortuna ci siamo noi. Grazie, presidente. Grazie, professor. Grazie. Ecco così, perfetto. Grazie. Salute. Sai, figliolo, tu farai molta strada. Non mi sorprenderebbe affatto se tu diventassi un leader politico. E ti dico una cosa. Se fossi presidente della Camera, dormirei meglio se avessi te come assistente. La ringrazio molto, signor presidente. E sinceramente non credevo proprio che lei mi sostenesse su questa storia delle linee elettriche. Io non ti sostengo. Ma aveva detto che era d'accordo. Ma naturalmente io simpatizzo sempre con le bambine malate di cancro. Ma non simpatizzo affatto con l'apertura di un'inchiesta parlamentare. Ma lei aveva detto... Lo so quello che ho detto. Ma sai, se ne dicono tante alla televisione. Vedi, figliolo, fa sempre piacere vedere il proprio nome nei titoli dei giornali. Sei stato molto abile a dimostrare tutto questo interessamento. Ma io non andrei più in là se fossi al tuo posto. Sì? Oh, bene, bene. No. Falli entrare. Abbiamo delle visite inaspettate. Spero che non ti dispiaccia. Ah, no, certo. Signor Presidente. Hola. Salve, Terry. Salve, signor Presidente. Grazie per avermi... Ti trovo in volo. Thomas, sei arrivato nella stanza dei bottoni, brutto figlio di puttana. Finalmente voi due riuscite a darvi la mano. Olaf, vieni, ti presento Thomas Johnson. Thomas... Olaf Andersen, presidente della Gulf Coast Power. Lieto di conoscerti. Mi dicono che hai molto talento per questo gioco. E questo è Zeke Bridges, amministratore delegato delle assicurazioni Superior. Figlio di puttana. Ah, voi vi conoscete già? Non ci hanno mai presentati, però io so un sacco di cosette sul personaggio. Abbiamo interessi comuni nel campo degli affari esteri, svedesi in particolare. Oh, un altro Rolex. Io li colleziono. Il mio è un po' più vecchio come modello, visto? Posso avere un doppio bourbon, per favore? Sono felice di conoscerla finalmente, signor Briggs. Sì, è un piacere conoscerla, onorevole. Io e Thomas stavamo proprio parlando di linee elettriche. Io credo che dovremmo farla, quell'inchiesta. Beh, sta a sentire, Thomas. Perché non sentiamo qual è il parere di Olaf? È tragico, il cancro è una cosa terribile, ma non è collegabile alle linee elettriche. La verità è che... Un momento, Meda, ci sono degli studi che provano... Per che... ogni studio che prova una cosa, io te ne faccio vedere un altro che prova il contrario. Gli studi li abbiamo fatti anche noi. Niente. E se vi siete sbagliati tutti quanti? Vorresti far modificare le linee elettriche? Interrare i cavi ci costerebbe 5 miliardi di dollari solamente in Florida. Qua si parla di 5 miliardi di dollari. Senza contare i costi della responsabilità civile. Ti piacerebbe che gli elettori del tuo collegio si ricordassero di te come quello che gli ha triplicato la bolletta della luce? Io dicevo solo che se facciamo l'inchiesta, forse... Ma rifletti un momento. Tu fai la tua inchiesta. Il giorno dopo, tutti quelli che abitano vicino a una sottostazione scopriranno che la casa dove abitano non vale un accidente. Tu uccidi il mercato immobiliare. Tu uccidi le compagnie di assicurazione. Tu uccidi il circolo scolastico. Tu uccidi l'economia locale. Figliolo,
Il sistema non è perfetto. Ma se vuoi il cane, ti becchi anche le pulci. Ci dovrei riflettere un po', eh? Ecco, bravo. Ah, Thomas, se vogliamo cambiare completamente il discorso, tu non hai ancora il tuo comitato d'azione, vero? Sarei molto felice di creartene uno con un contributo di, diciamo, $200,000. Senza contropartita. Naturale. Sei stato bravissimo, Olaf. No, è merito tuo, Dick. Sei stato bravissimo, te. Alla società di mutuo soccorso. Ciao. Ciao. Allora? Le due giubbe testimonieranno? Quando si terrà l'inchiesta? Io veramente credo che l'inchiesta potrebbe essere rimandata. Che si è inventato Dodge? Ma niente, forse è meglio perché almeno così adesso posso arruolare qualche altro collega e organizzarmi meglio per... sì. Ti hai fregato sulla legge di moralizzazione. Ehi, Elia, te ne sei perduta una buona. Oh, un momento, me ne ricordo un'altra. Ci sono sempre due vecchietti su una pagina. È un voto bloccato. Non posso far discutere nessun emendamento. Non posso fare una mozione. Non posso fare un cavolo. Qui non siamo in commissione, questa è la sala. Questo è il congresso degli Stati Uniti. Il popolo americano merita di essere servito meglio. Lo sai qual è il tuo problema, Elia? Tu hai la sermonite acuta. No, e perché non provi a rilassarti? Fatti fare un massaggio. Devo darti una brutta notizia, Dick. Io mi candido contro di te alla presidenza. Baserò la mia campagna su questo dilemma. Lo vogliamo o no, uno schifoso come te alla presidenza? Scommetto $100 che non rimedi neanche 10 voti. Sarò la tua ombra, Dick. Ogni volta che ricatterai un collega, o che passerai notizia a un cronista, o che ti presenterai in televisione, ci sarò anch'io. 5 voti. Le prediche non piacciono a nessuno. Io probabilmente non ho neanche una possibilità di batterti, ma giuro che riuscirò a far sapere a tutto il mondo di che stoffa sei fatto. Ho ecceduto un po' con lui, lo so. Tu lo conosci piuttosto bene, vero? Non posso dire di conoscerlo benissimo. Oh, andiamo, Thomas. Tu esci con sua nipote. Sei andato perfino a sentirlo predicare nella sua chiesa. Ma lei che ne sa? Perché io le tengo bene aperte le orecchie. No, Thomas, a te darà ascolto. Va a fare il mediatore di pace. Digli che troveremo un inghippo per i suoi emendamenti. Oh, non un voto, non esageriamo. Ma digli che gli daremo la possibilità di esporli in aula. Basta solo che me lo levi dalle palle. Un altro giro? Sì, perché no. All'onorevole Dick Dodge. Calma. Quando me lo sarò lavorato se la dimentica la presidenza e gli andrà bene se non sarà incriminato. Elia, la gente fa cose di cui poi si pente, commette degli sbagli. Dick ha avuto un sacco di problemi ultimamente. No, andiamo, tu sei diventato il suo galoppino, Thomas. Io non galoppo per nessuno. Se Dick dice trotta, io trotto. L'ho capito il vostro gioco. Lui ha paura e tu vieni qui e gli pari i colpi. Beh, sai che ti dico? In questa città non si tratta più di fare buone leggi. Non si pensa più a quello che è giusto per la comunità. Si pensa solamente ad approfittarsi. Non credo alle mie pupille. Ciao, cugino. Chiedo scusa, questa è Miss Loretta X, del mio staff, questo è l'onorevole Hawkins. Piacere di conoscere. Vuole bere qualcosa? Secondo me se non sto io al volante voi non trovate neanche la strada di casa. Ah, la buona samaritana. Sì, è buona. Roosevelt Boulevard, National Hotel, 1205 Regency Street. Cerchi compagnia? Capital Building, 62 Barclay Street. Oh,
Sì, sì, vorrei un'ambulanza. Pronto. C'è uno che si chiama Thomas Johnson. Che è successo? Sono uscito con Hawkins, abbiamo avuto un incidente e lui è svenuto. Io sto bene. Eri tu alla guida? No, guidava Miss Loretta. La ragazza del tuo ufficio? Sì. Faccia attenzione, qui le cose si mettono molto male per tutti. Lei voleva rientrare nelle grazie di Hawkins. Beh, questa è la volta buona. D'accordo. Allora stammi a sentire molto attentamente. Dì all'ambulanza di portarlo all'ospedale militare Walter Reed. È un privilegio concesso ai deputati. Così la cosa resta riservata. Io penso alla polizia. Tu vattene a casa e tieni la bocca chiusa. Chi è? Pronto? Pronto? Sì, signor presidente. No, signore, no, si figuri, io sono un uccello notturno, io. Sì. Oddio, sta bene? Bene, e Elia e Loretta? Brillantissimo, signore. No, chiamo i telegiornali e passo l'informazione. È un bocconcino. Ecco le ultime notizie. Il deputato del Maryland, Elia Hawkins, è in condizioni soddisfacenti all'ospedale militare Walter Reed, dove è stato ricoverato ieri sera in seguito a un incidente d'auto. Sì, esatto, Laura. Hawkins sarebbe risultato positivo al test dell'alcol. È rimasta ferita anche una donna non identificata, che secondo la polizia ha a che fare con una catena di telefoni porno in Florida. Cristo! Linda, l'onorevole Hawkins sarebbe il reverendo Hawkins, non è vero? Sì, esatto, Laura. E quale influenza avrà questo episodio sulla sua campagna di moralizzazione del congresso, ve lo lasciamo indovinare. Il reverendo Elia Hawkins, per favore. Un momento solo, guardo il registro. Guardi, è proprio la prima camera dietro l'angolo a destra. Sta lontano da lui. E sta lontano anche da me. Silvia, senti, siamo stati incastrati. Come sarebbe, siamo? C'eri anche tu nell'auto, ma i telegiornali non ti hanno nominato. C'è qualcosa che puzza. Ah, lo so. Indovina un po' chi è, Thomas. Non te ne frega niente di niente e di nessuno, vero? E io l'altra sera avevo creduto che ti interessassi a qualche altra cosa, oltre a te stessa. Ma lo sai quello che sento per te? Piattala di dire idiozie! E Mickey Juba! Hai mollato sulle linee elettriche, di la verità. Non ti disturbare a rispondere, perché lo so che l'hai fatto. Che ci hai guadagnato. Mi fai parlare, per favore? Per me puoi andare all'inferno. Vattene! Signora Etty? Signora Rifkin? Oh, Rifkina, per favore! Rifkin ha un accidente, furbacchione, che cavolo vuoi? Etty, vorrei parlare con lei. Questa Lolita, signor nome a voi noto. Etty, lo so, lei mi ha fatto eleggere e in 24 ore io l'ho dimenticata, le chiedo scusa. Mi dispiace, ma io ho davvero, davvero, davvero bisogno di lei. Avanti, parla! Perché ci incontriamo qui, Thomas? C'è burrasca in ufficio. Beh, sai, Dodge dice che tiene le orecchie aperte, ma io so che sono balle, lui ha una talpa. Reinhardt? Sì. Eliminiamolo. Ehi, non siamo ai tempi di Al Capone. Qual è il piano? Una truffa. Il merlo è Dick Dodge. Dick Dodge? Non facciamo il passo più lungo della gamba, quello è uno che fa truffe da più di 30 anni. Cugino, questi politicanti sono pesci un po' troppo scivolosi, lascia stare. Fermi, ma che ci siamo rammolliti tutti quanti? Ma che siete diventati un branco di pecoroni qui dentro? Sentite, giovedì Dick Dodge va al Consiglio delle Arti, d'accordo? Devo sapere quanto ci vuole per andare di là alla protezione ambientale, capito Armando? Ok? Tu, Loretta, devi rimediarmi un paio di informazioni e le passi al gancio. E ho una lista di attrezzature che mi devi procurare tu, ok? Ma certo, capo. Non ci vorrà un gancio nuovo? Ormai da queste parti le conoscono tutti, le nostre facce. Lupus in fabula. Ehi, bello! Là, capo! Homer! Eccomi! Ehi, Dick. Elio Hawkins è rimasto con la coda incastrata nella porta, eh? Esatto. E tu mi hai protetto. Esatto. Ti sono debitore. Esatto. Dichiaro aperta la seduta della Commissione Energia e Industria. La buona salute del settore assicurazioni del nostro paese. Ehi.
dipende da una molteplice. Ci sono novità. Mi ha telefonato uno della protezione ambiente. Dice che ha sentito come me la sono cavata con le linee elettriche e vuole propormi un'altra idea favolosa. Però vuole incontrarmi fuori dall'ufficio e fuori dall'orario di lavoro, anche stasera. Il signor Whitney? Hai detto che venivi solo. Quello che ci fa qua? Che cos'è, un poliziotto? Hai un microfono? Hai un microfono addosso? Calma, signor Whitney, non ho microfoni. Ah, sì? Beh, vediamo. Io sono sicuro che ce l'hai. E se ce l'hai, io lo trovo. Mi tolga le mani di dosso! Ehi, amico, te l'ho detto, è ok. Niente microfono. Guarda, non c'è niente qui. Niente fili. Ti puoi fidare. Ecco qua, quelli che hanno le figurine stampate sulle mutande sono tutte delle brave persone. Calmati. Anche tu, eh? Ci hai portato qualcosa di interessante? Dovrebbe interessare parecchio ai tuoi amici delle società elettriche. Sentiamo. Allora, la Casa Bianca tiene sotto pressione l'ente per l'ambiente. Noi stiamo per annunciare una grande indagine sul rapporto fra le linee elettriche e le zone ad alta incidenza. Signora Dodge, sono Arthur Reinhardt. Posso parlare col presidente? Signor Anderson, Il signor Grigio è sulla voce. Zeke, ehi, come stai? Sono imbufalito, ecco come sto, brutto figlio di puttana. Olaf, hai sentito questa stronzata dell'ente per l'ambiente? Potrebbe essere la fine della Gulf Coast. Quelli vanno avanti con l'inchiesta sulle linee elettriche. Credevo d'aver sistemato tutto. Non hanno nessuna prova. Quelli non cercano prove, cercano vittime, cioè noi. Guarda, io sto qua che se mordo qualcuno gli attacco la rabbia. Oh, Cristo. Va bene, Zeke. Io devo andare a Washington per l'inchiesta sull'inquinamento atmosferico. Parlerò con Dodge, ok? Ce l'hai un secondo? Sì. Ho sentito una cosa. E secondo me c'è dentro un buon affare. Sentiamo. L'ente per l'ambiente lancia un'inchiesta sulle linee elettriche perché la Casa Bianca l'ha messa sotto pressione. Molto interessante, amico mio. Io ho sentito la stessa cosa. Non ti sfugge mai niente, vero? Non molto. Ma grazie, figliolo. Grazie di avermi passato la dritta. Ok, allora ci dovrebbe essere qualcosa per noi. Thomas, se leviamo l'ente per l'ambiente dalle palle di Anderson, sono sicurissimo che lui ce ne sarà estremamente riconoscente. E allora come ci dobbiamo regolare? La mia commissione gli blocca gli stanziamenti. Io li tengo per le palle. Ah, allora devi solo strappargliele. Oh, no, Thomas. Persuasione. Energica persuasione. E questo è illecito? Persuasione sì, intimidazione no. Ma c'è una zona intermedia. Dove finisce una e comincia l'altra? Ah, già, persuaderli senza strappare niente a nessuno. Si deve persuaderli con le buone. Ehi, senti, dica, ascolta, c'è qualcuno che ci confermi per telefono che l'ente per l'ambiente la fa davvero questa inchiesta? Ma certo, dovrebbe essere già arrivato. Chi? Bambi Warburton, naturalmente. Si deve sempre puntare in alto, figliolo. Ah, è troppo in alto per me, Dick. Onorevole Dodge. Oh, lei è la signora Rifkin della... Volpi argentate, sì. Dovrebbe ricordare la seconda organizzazione della terza età degli Stati Uniti, con sezioni in tutti i collegi elettorali della Florida, ivi compreso. Sì, ma certo, una formidabile organizzazione, favolosa. Beh, è sempre un piacere. Onorevole, io ho bisogno di parlarle. Sì, piacerebbe molto anche a me, ma in questo momento devo tornare di corsa al mio ufficio. Fissi pure un appuntamento, ci facciamo una rimpatriata. Ma è questione di un secondo, facciamo due passi insieme fino al suo ufficio. Va bene. Oh, bravo. Alimentazione e farmaci desse un'occhiata ai nuovi tipi di calze elastiche, noi ci riterremmo già soddisfatti. Ah, certo, lei lo sa, signora Rifkin, io ascolto sempre con interesse i suoi punti di vista, ma vede, mia cara, io devo proprio scappare. E va bene, scappi, chi la trattiene? E non sparisca un'altra volta, si tenga in contatto. Thank you.
Kimberly, mi chiami Bambi Warburton al telefono, per favore. Sì, subito, presidente Dodge. Controlliamo le radiazioni. Che cosa? Mi dispiace, ma non ricordo di averlo. Ha un'autorizzazione? Oh, no, 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 il mio capo ha detto che non ci passate più quei pezzi di carta, perché è stato qualcuno qui da voi che ha insabbiato uno studio sulle radiazioni. Beh, no, abbiamo solo cancellato qualche voce di bilancio. Sì, ma che cosa penseranno gli altri se scoprono che ho disinfestato il suo ufficio, per esempio, e gli altri no? Lei che figura ci fa, signor Warburton? Ha ragione, si accomodi pure. È meglio che esca, io devo spruzzare un po' di porcheria, vedi? Brenda, sono fuori stanza per qualche... Sì, Brenda, non venire qui, sennò ti può schizzare addosso un po' di questa robaccia. Brenda, scusa, ci ho ripensato. Sto aspettando una chiamata. Signor da... Warburton, il presidente Dodge sulla 2. Oh, lupus in fabula, passamelo. Buongiorno, signor presidente, qui è Bambi. Voglio una conferma da te. È vero che la Casa Bianca ti ha imposto l'inchiesta per le linee elettriche? Siamo sul piano confidenziale? Ma certo. Io speravo di fare un salto a Johannesburg per stare un po' con la mia signora e fare vela, ma non credo che mi ci scapperà nessuna vacanza, perché sto passando tutto il tempo in ufficio a scrivere deposizioni per la tua commissione sulle zone ad alta incidenza. Beh, apprezzo molto la tua franchezza, Bambi. Sempre a disposizione, signor presidente. Salve. Prenditi qualche giorno di vacanza, Brenda. Stavolta non vedo come posso aiutarti, Olaf. Qua è in gioco l'ambiente, qua è in gioco la presidenza. Qua è in gioco la mia vita. Ah, lo so. Ma in questa città devi stare attento a chi pesti i piedi. Qui c'è un assegno di 6 cifre, Dick. E la prima è molto alta. Sette cifre? Beh, in fondo $1 milione è ben speso se ti assicura contro la perdita di 5 miliardi. Adesso ragioni. Ma come faccio a dirottarti tutti quei soldi? Se questo è il problema, il sistema lo troviamo noi. Nessuno vedrà le tue impronte digitali. Nessuno saprà niente? Nessuno saprà niente. Olaf darà un contributo da cittadino patriottico. E in cambio di questo otterrà... Un giusto riconoscimento. Esatto. E una maggiore libertà d'azione. Sì, chiamo dall'ufficio del presidente Dodge alla Camera dei Deputati. Volevamo assicurarci che la CNN mandasse una troupe all'udienza di oggi sull'inquinamento. Non per i nuovi parametri di contaminazione. Ci saranno novità. Sarà lo scandalo più grosso dopo quello degli assegni a vuoto. Qui parla Cynthia Leeson dell'ufficio stampa della Casa Bianca. Il mio capo mi ha incaricato di informarvi che faremo un annuncio molto importante oggi all'udienza sull'inquinamento. Uno, due, tre, prova. No, mi dispiace, non sono autorizzata a dirle di che si tratta, ma è una bomba. Beh, se il New York Times vuole essere l'unico giornale che si è perso il più grosso avvenimento dell'anno, beh, questi sono affari vostri. Su, coraggio, andate a prendere il posto. Coraggio? Su, questo è un gran giorno. Andi avanti, muori. Sediamoci qua. Così indietro? Su, avanti, vabbè. Siediti. Come vanno le cose? Benone. Senti, Dick, sai come dovremmo cominciare? Con me che mi congratulo con te per l'ottimo lavoro che svolgi nella commissione, ok? Una grande dimostrazione di apprezzamento a nome di tutte le minoranze etniche. Beh, ti sono molto grato, figliolo. Ti ringrazio. Credo che me ne andrò presto. Hai paura di incontrarli? È stato uno sbaglio, non dovevo venirci per niente. Sono sorpreso, cioè lusingato dall'interessamento dei mass media. Non credevo che l'inquinamento fosse un'idea così indovinata. Eh sì, è incredibile. Dichiaro aperta questa seduta della Commissione Energia e Industria. All'ordine del giorno la revisione della legge sull'inquinamento. Il primo punto è l'escussione di un gruppo di esperti nel campo dei pubblici servizi. Ma prima di dar loro il benvenuto, la Presidenza ha il piacere di dare la parola all'onorevole collega della Florida. Grazie, signor Presidente. Gradirei fare una dichiarazione a titolo puramente personale. Vorrei cominciare il mio intervento dicendole grazie. Grazie dal più profondo del cuore. Grazie per la sua leadership e per la sua lungimiranza, ma soprattutto per il suo coraggio. Specialmente per il suo coraggio. Il mio coraggio, hai detto? Sì, signore, il suo coraggio nello smascherare la corruzione che sta intaccando questa istituzione. Il suo coraggio nell'affrontare gli interessi costituiti e il suo coraggio nel muovere un gigantesco passo in avanti. Ma io non ho fatto assolutamente nulla di nuovo. Di che cosa stai parlando? Sì, ha ragione. Perché l'onestà non è affatto una novità per lei. L'onestà
è una seconda natura per quest'uomo. È raro un rappresentante del popolo capace di affrontare le lobby, i gruppi di potere, capace di prendere le parti della famiglia americana che non chiede altro che vivere in quartieri sicuri e mandare i propri figli in scuole sicure. Ringrazio il collega, ma dobbiamo passare all'ordine del giorno. Se vuole concludere. Signore e signori, ieri ho partecipato ad un meeting con il presidente nel suo ufficio, col signor Olaf Andersen, della società elettrica Gulf Coast, e il suo sostenitore Terry Kerrigan. Ringrazio l'onorevole collega, ma dobbiamo proprio passare all'ordine del giorno. Argomento del meeting era l'indagine dell'ente per l'ambiente sulle linee elettriche e sulla relazione tra di esse e l'aumento dei casi di cancro. La richiamo all'ordine. Ciò che rendeva quel meeting diverso dalla maggior parte delle riunioni che si tengono a Washington è il fatto che il popolo americano vi era rappresentato sotto questa forma. Dietro suggerimento del presidente Dodge, ho videoregistrato l'intero meeting. Eh? Non è stata un'idea? Che ne dite? Dick Dodge non è un personaggio fantastico? Non è adorabile quest'uomo? Eh? L'onorevole è richiamato all'ordine. Oh, ma c'è imbrogliata, il licenziato. Non è adorabile questo presidente? L'onorevole è richiamato all'ordine. Quest'uomo ha restituito dignità al nome di Dick, che il presidente Nixon aveva infangato. Tutto in coro. Dick è bravo. Dick è bravo. Spegnetegli il microfono. Presidente Dodge. Questo non è né il tempo né il luogo per questioni simili. Ma vi garantisco che la commissione le esaminerà esaurientemente. Signori, sospendiamo la seduta per 15 minuti. Dick, perché ti arrabbi tanto? Era progettata così. Brutto figlio di puttana! Hai registrato la nostra conversazione. Sì, adesso le videocamere sono piccolissime. Bastardi! Siete due bastardi! Sperate di farmi fuori così, stronzate! Se affogo io, affoghi anche tu, Dodge. Ti ricordi dei $300,000 che mi hai sfilato per quell'imbroglio elettorale, eh? Che cavolo era quello? Acqua passata sotto i ponti? O di no, quegli altri $200,000 per quella fondazione fasulla, eh? O gli assegni che il mio assistente ti infilava in tasca? No, io ti ho dato fiducia, Dick! Ti ho dato il mio residence a Vail! Ti ho dato il jet della mia società sta per scorazzare in tutto... No, no, io ho perfino comperato 10,000 copie di quella rottura di coglione della tua autobiografia! Ho inventato borse di studio per mandare i tuoi figli all'università! Ho assunto quell'incompetente di tua moglie per farmi rimodernare l'ufficio! Olaf, oh. Cristo, siediti! Che stai? È mezz'ora che cerco di dirtelo. Io non c'entro niente con tutta questa storia. Mi prendi per il culo? No. Pensa. Io lo so benissimo che tu mi tieni per le palle. Che cavolo ci avrei guadagnato a sputtanarti? Io non avevo la più pallida idea che quel sacco di merda ci stava registrando. Scusami, Dick. Vacci piano col sacco di merda, eh? A che gioco stai giocando? Estorsione? Sì, è un'estorsione. Ok? E se non volete vedere questa trasmessa al telegiornale, dovete pagare il mio prezzo. Primo, deve chiamare Bambi Warburton e dirgli di ordinare un'inchiesta sulle linee elettriche. Cosa? E secondo, voglio che si dimetta. Dica pure che è per motivi di salute. Molti di noi ci crederanno perché l'abbiamo visto nudo nella sauna. Ma perché fai tutto questo? Io faccio questo per Mickey Juba, e lo faccio pure per Celia Kirby, e lo faccio anche per mia nonna, e per qualche altro milione di persone di cui non ve ne frega niente. Per chi? Allora, ci state oppure no? Beh, io direi che dipende soltanto da quello che c'è sul nastro, no? Ah, lei lo sa che cosa c'è? Questo è il porno video più schifoso d'America, ecco che cosa c'è in Vediamo nastro. Che c'è veramente su quel nastro. Ehi, bello, stai fermo, questa è solo una copia, stai fermo! Beh, tanto ne ho fatto un'altra copia, eh? Marie, la mia amica dal sangue caliente... Babette, la gattina parisienne e tante miau. Chiama le ragazze di tutte le nazioni. Numero 1. È solo un fetentissimo blef. Quennato, vietato a minori di 18 anni. E adesso ce la facciamo? A rimettere la merda dentro al cavallo? Perché no? Non ha mai formulato specifiche accuse. E che facciamo quando riprende la seduta? Lascia fare a me. Tu rientra nell'aula con aria dignitosa. Dignitosa. E tu? Ti consiglio di stare molto, molto zitto in aula, amico mio. Ti tengo in pugno ormai. E mi farebbe un immenso piacere farti a fettine sottilissime.
Ah, come ha fatto con Hawkins? No, quello non era niente. Quindi se non vuoi passare i prossimi 20 anni in galera, tieni la bocca ben chiusa. Allora, ci siamo capiti bene? Sì, ci siamo capiti benissimo. Eh? D'accordo. Al lavoro. Presidente! Non dicevo sul serio, abito di tua moglie. No, per me è bravissima. Grazie, Kimberly. La seduta della commissione è riaperta. Ah, senza entrare nei dettagli dell'indagine in corso, tutto a posto. Vorrei fare una precisazione a proposito dell'increscioso incidente al quale abbiamo assistito. Ora, questa commissione, come tutto il nostro sistema di governo, è imperfetta. È imperfetta perché è fatta di esseri umani. Esseri umani che commettono errori, agiscono in fretta, fraintendono le cose. E fanno cose come comprare 10.000 copie della sua autobiografia. Cosa che per inciso non è un reato se non si costringe la gente a leggerla. Ora basta. Signore, ho il dovere di richiamarla all'ordine. Ehi. Lasci stare l'ordine. È la verità che deve venire fuori, d'accordo? D'accordo. Lei vuole la verità? Eccola la verità, onorevoli colleghi. L'uomo che vedete non è altro che un delinquente comune. Si è fatto eleggere deputato con l'inganno. Allora, vuole qualche altra verità, onorevole? Ecco la sua fedina penale! Arresti per scommesse clandestine, truffe, gioco d'azzardo, frodi postali. Io avevo sperato di evitare il danno d'immagine a questa nobile istituzione, ma mi sono reso conto che lei non ha alcun rispetto per questa istituzione né per nient'altro. Ho detto... e la sfido a rispondere. Sì, è tutto vero. Non posso negarlo. Non posso negare niente, ho fatto tutto questo. Tranne che questa qui, a questa donna ho restituito la borsetta. Questa è falsa, eh? Ma tutto il resto di questa lista è vero, l'ho fatto e non lo nego. Ma tutto ciò è niente al confronto delle porcate che ho combinato qui a Washington. Eppure tutto quello che ho fatto in questa città sarebbe considerato legale. Eh no, questo è troppo. Lei non si vergogna, signor Johnson? Vuole forse negare che solo 5 minuti fa lei ha messo in discussione l'integrità di questa commissione e ha tentato di estorcere da un membro altamente rispettato... Bastardi! Siete due bastardi! Sperate di farmi fuori così, stronzate! Se affogo io, affoghi anche tu, Dodge. Ti ricordi dei $300,000 che mi hai sfilato per quell'imbroglio elettorale, eh? Che cavolo era quello? Acqua passata sotto i ponti? O di quegli altri $200,000 per quella fondazione fasulla, eh? O gli assegni che il mio assistente ti infilava in tasca? No, io ti ho dato fiducia, Dick! Ti ho dato il mio residence a Vale! Ti ho dato il jet della mia società per sforzare in tutta... No, no, io ho perfino comperato 10.000 copie di quella rottura di coglione della tua autobiografia! Ho inventato borse di studio per mandare i tuoi figli all'università! Ho assunto quell'incompetente di tua moglie per... Ordine! Ordine! Che scusate mezz'ora! Sgombrate l'aula! Sgombrate l'aula, per Dio! Ho detto ordine! Ho detto che voglio ordine! Un bel applauso per l'ex presidente Dodd! Forza! Spallatevi le mani! Un bel applauso per l'uscita di scena del presidente! Ma lui si merita qualcosa di più! Quest'uomo deve andare in galera! Facciamogli tutti quanti un bel applauso! Coraggio! Va a scrivere il tuo prossimo libro! Ma che sta facendo? Qua andiamo tutti in galera! Che figlio di puttana! Oh. Ma guardi che ha fatto il suo uomo! Guardi che cosa ha fatto! Sì, ringrazia Dio che sei protetto dalla forza pubblica, eh! Tenetelo stretto, tenetelo. Voglio un po' di fotografia con lui, eh! Dai, scattate! Sorridi! Sorridi alla telecamera, Dick! Come sta? Sta bene?
Eh? Ah! Che effetto fa essere un eroe nazionale? Terribile. Conoscono tutti la mia faccia adesso, quindi sarei un uomo finito col mestiere che facevo prima. Non potrò più entrare in un negozio e mollare assegni fasulli, capisci? E che cosa farai allora? Beh, ho ancora tutti i capelli. Uh-huh. Ho una faccia famosa. So raccontare bugie, posso fare solo una cosa. Non è detto che il congresso ti accetterà. Ma io mi candido a presidente degli Stati Uniti. Mm.